Si parla tanto di biofilia, o forse si abusa anche un po' che, insomma, mettendo quattro piante si possa creare un'architettura biofilica, ma ovviamente è un termine abbastanza complesso e che forse un po' appunto si abusa, è un po' una moda del periodo, ma che cercherò di spiegarvi bene di che cosa si tratta. È venuto in mente di parlarne proprio perché recentemente è stato inaugurato un grattacielo a Singapore, fatto da Jark Ingels Group, che sta per lo studio Big, insieme con l'italiano Carlo Ratti e associati, che proprio parla di un grattacielo biofilico, ma oltre a questo progetto, anche un po' più di tempo fa, anche Kengo Kuma ha presentato un complesso di edifici proprio a Milano con la volontà di creare anche lui un'architettura che mettesse a contatto la natura con l'uomo. E quindi ovviamente questi sono solo due esempi di cui si è parlato recentemente e di cui voglio insomma analizzare meglio, ma non sono ovviamente gli unici. Ma prima di analizzare meglio questi progetti partiamo da capire meglio che cos'è la biofilia. Allora, il termine biofilia venne utilizzato dal filosofo tedesco Erich Fromm per descrivere quella tendenza ad essere psicologicamente attratti da tutto ciò che è vivo e vitale e di conseguenza naturale. Ma fu poi successivamente, grazie al sociobiologo statunitense Edward Wilson, che proprio scrive un saggio nel 1984 intitolato Biofilia, e quindi utilizza questo termine per raccontare insomma delle avventure in Amazzonia di Wilson, descrivendo la foresta attraverso i cinque sensi e usando questo termine per definire quello che crede sia un'innata affinità umana con altre forme di vita. Infatti questo autore sostiene che l'uomo debba prendersi cura delle risorse naturali dell'ecosistema se vuole rimanere in vita. Questo è un po' il suo saggio che aveva scritto, ma ci dà già alcuni spunti di cui riparlare, proprio quello del contatto nella foresta e spiegando attraverso i cinque sensi. Infatti questo appunto sono degli spunti, proprio quello che adesso vedremo, che si cerca di ricreare anche in architettura, questo contatto con la natura per avere un senso di benessere. Partiamo da che cos'è etimologicamente il termine biofilia. Ha una radice che vuole dire bios, vita, e filia, amore. Quindi letteralmente amore per la vita. Ma in realtà, insomma, si riflette soprattutto a quella profonda connessione tra gli organismi viventi e l'ambiente naturale, che, insomma, appunto, come dicevo, viene poi trasportata oggi anche nel mondo dell'edilizia, con questa un po', diciamo, moda, ma una moda, a mio avviso, positiva, per progettare edifici che mettono in connessione l'uomo e la natura, attraverso, come abbiamo già detto, il mondo vegetale, oppure anche l'utilizzo della luce, la luce ovviamente naturale, o se vogliamo proprio anche attraverso il sole, e soprattutto anche poi con l'utilizzo di materiali naturali, o addirittura, se volendo, insomma, andare ad analizzare il passaggio dell'aria, una percezione proprio, come dicevo prima, sensoriale. E quindi poi ci sono proprio anche delle ricerche scientifiche che valutano, vedono insomma che questo contatto con elementi naturali porta un senso di benessere alla persona che vive quell'architettura. Vi ricordo insomma che noi, se stiamo a casa o se andiamo in ufficio o se uno va all'università o a scuola, è sempre all'interno di un'architettura. E quindi per avere un ambiente confortevole, ecco che è interessante tutto questo studio che poi insomma porta la natura all'interno dell'architettura. Infatti dovremmo un attimo un po' riflettere che secondo me forse ci riteniamo anche sin troppo più evoluti di quello che in realtà siamo, in quanto creiamo un mondo antropizzato, privo di elementi naturali, così come sono le nostre città o in genere le megalopoli che si vengono a costruire, soprattutto insomma, in giro per il mondo, dimenticandoci che alla fine quello che ci fa stare meglio è proprio tornare un po' indietro nel tempo e avere quel contatto
con la natura che inconsapevolmente fa proprio parte del nostro DNA. Certo, non è semplice avere degli spazi per accogliere queste oasi verdi, soprattutto una volta che ormai si è progettato, si è costruito e c'è un'alta densità nelle nostre città. Ma è proprio per questo che si cerca di integrarli nell'architettura che si progetta.